Una storia popolare di un barco agli inferi da un'impervia spelonca che si apre sotto la cittadella, la bocca dell'inferno, come una nuova Gerusalemme siciliana, difesa da una perfida creatura, macigna, che veniva fuori dal torrente che si riversa a valle e trascinava nel baratro quegli audaci fanciulli che per diventare grandi osavano sfidare quel drago dalla gola del Carapè. Fu così che da tempo immemore venne eletto l'arcangelo Michele a difesa del borgo, che con la sua lucente spada ricaccia quella bestia nell'abisso. È un passaggio per le anime del purgatorio che ritornavano sulla terra la notte del primo giovedì del mese, allo scoccare delle due ore. A due ore tutto d'un colore, l'umonaco canta e la vecchia si scanta. Esse sfilavano per il centro storico recando arti di scheletri come candele, salmodiando sottovoce tale litania. Oggi in fura, domani in sepoltura, miata cupi l'arma si procura. A testimonianza del fatto, fino a qualche tempo fa, sotto la piazzetta della Scala esisteva ancora una tribuna dedicata alle anime dei morti e in ogni casa si esponevano a lucerna dietro la finestra.